la medicina occidentale è abbastanza ferma da alcuni decenni a un paradigma di tipo molto riduzionista, si dice, molto interessata a cercare nelle molecole, nel microbo, nel DNA, le cause delle malattie, mentre siamo sempre più convinti in tanti che le malattie sono un prodotto complesso di una realtà complessa, cioè l'ambiente che cambia, lo stress, tutta una serie di determinanti che agiscono nella prima fase della vita e che disturbano la programmazione fetale, si dice epigenetica, proprio lo studio del programming, cioè del modo in cui il DNA viene a essere programmato per tutta la vita. L'immunologia in particolare, perché l'immunologia è stata lungamente identificata come lo studio dei nostri sistemi di difesa da qualcosa, in particolare dai microbi. Inevitabilmente, perché l'immunologia classica nasce un secolo fa, nasce a ridosso degli studi di Pasteur e di Koch sulla microbiologia e quindi nasce come studio appunto dei sistemi di difesa, poi diventa lungamente lo studio dei modalità in cui il self, cioè noi stessi, ci difendiamo dall'altro, in particolare dicevamo dai microbi. Ebbene, da almeno 20 anni sappiamo che questa è una visione molto riduttiva. L'immunologia in realtà dovrebbe studiare il modo in cui il nostro organismo si va costruendo fin dall'inizio della vita in relazione aperta con l'ambiente e in particolare proprio con i microorganismi, buona parte dei quali sono potenzialmente utili, importanti per la nostra vita. Quindi, per esempio, stiamo cercando di lavorare a un'immunologia molto più centrata sulla tolleranza, quindi sulla possibilità di capire questi equilibri complessi piuttosto che non assecondare all'idea di noi contro qualcosa. L'immunologia, per esempio, è uno degli ambiti in cui stiamo cercando di capire perché l'infiammazione è diventato un meccanismo particolarmente significativo praticamente in tutte le patologie croniche che stanno dilagando, dall'obesità al diabete, dalle malattie autoimmuni alle malattie allergiche, dalle malattie cardiache e in particolare l'aterosclerosi, ma soprattutto il cancro, che spesso, soprattutto nell'adulto, si radica in un'area di infiammazione cronica, e i disturbi del neurosviluppo, le malattie neuropsichiatriche e quelle neurodegenerative. In tutte queste c'è sempre un'infiammazione cosiddetta di grado lieve, che poi spesso non è del tutto lieve, ma soprattutto persistente. Ma qual è il motivo? Perché si sta attivando così tanto un sistema potenzialmente di difesa, sta diventando negativo? Non c'è dubbio che non è il DNA che è cambiato, non c'è dubbio che non è soltanto l'organismo da vedere, ma è l'ambiente che è cambiato enormemente. Ci sono tantissimi determinanti, soprattutto da un lato l'inquinamento, per esempio è indubbio che il bambino fin dalla nascita è esposto a metalli pesanti, a particolato ultrafine, a tutta una serie di sostanze tossiche che sono emanate dal traffico veicolare o dai grandi impianti, e che nelle catene alimentari ci sono tantissime sostanze che non ci dovrebbero essere. D'altro canto, ed è l'altro elemento su cui stiamo lavorando molto, il cosiddetto stress. Lo stress è qualcosa, ancora una volta, di potenzialmente positivo, perché nella filogenesi, per millenni, per milioni di anni, tutti gli animali hanno vissuto le condizioni di paura e di stress utili per difendersi. Ma quando lo stress diventa cronico, persistente, ancora una volta diventa un trigger, un attivatore pericoloso di meccanismi distruttivi. Non è solo teoria, ma è pratica, perché il problema è la medicina, che è stata lungamente studiata in modo riduzionista, legata a dei meccanismi specifici, è una medicina che ha finito in qualche modo col diventare una pratica di diagnosi e terapia farmacologica. La terapia farmacologica può servire in alcuni casi, ma non è risolutiva in generale, perché di fronte a questa situazione non si può pensare di essere tutti in continua terapia antinfiammatoria con dei farmaci. Dobbiamo ridurre quei fattori infiammatori, quei fattori di stress che soprattutto nella prima fase della vita sono evidentemente all'origine di tutto quello di cui stiamo parlando. Ed ecco, direi che questo un po' è il tema centrale della mia relazione anche di oggi, che dobbiamo accentrare tutta la nostra attenzione sui primi anni di vita, i primi 1000 giorni di vita, si dice in generale, perché sono quelli in cui, a cominciare dall'embrione, poi dal feto e nel bambino piccolissimo,
tutti questi sistemi di difesa, anziché essere costruiti appunto come sistemi di, si dice, omeostasi, cioè di equilibrio dell'organismo, finiscono col diventare pericolosamente attivati e persistentemente attivati. Questa è l'essenza di tutto il discorso che stiamo facendo. Le malattie non sono incidenti biologici, non sono il DNA che sbaglia o degli errori del sistema, è il sistema che per difendersi attiva dei meccanismi che sono potenzialmente utili, ma quando continuamente attivati diventano pericolosi. Guardi un po' il discorso dei cellulari, qualcuno continua a dire non ci sono grandi evidenze. Bisogna ricordare che per avere un tumore cerebrale da esposizione al cellulare ci vogliono 20 anni, e quindi non si possono ancora vedere, e se già vediamo e cominciamo a vederli degli effetti negativi di questo tipo, vuol dire che i campi elettromagnetici sono molto più pericolosi di quanto pensavamo. E il rischio enorme del 5G, per cui non c'è nessun tipo di analisi, di studio ancora in campo, e che noi stiamo sottovalutando enormemente, qualcosa di cui non sappiamo nulla, è proprio legato al fatto che lo stanno imponendo senza nessuna possibilità di verifica epidemiologica. L'altro aspetto critico che è stato sottovalutato è che molte malattie, se è vero questo discorso sull'epigenetica e sui primi 1000 giorni di vita, non si vedono immediatamente nel bambino, ma si vedono magari dopo 20 anni, dopo 30 anni, o addirittura nelle generazioni successive. Quindi quando qualcuno dice l'inceneritore X non crea dei grandi danni perché noi nel giro di 5 anni non abbiamo visto grandi aumenti di tumori ma piccoli aumenti, sono storie che non hanno senso. La salute che cambia in questo momento sta cambiando oggettivamente non in meglio, perché la salute è andata a migliorare, almeno nel nord del mondo, per decenni, per una serie di situazioni contingenti positive, sicuramente demografiche, sicuramente di maggior benessere, di maggiore igiene, di potabilizzazione dell'acqua, e ovviamente anche in parte, non in parte preponderante, ma anche in parte alla medicina tradizionale, dominante, occidentale, tanto criticata, ma che comunque ha fatto comunque la differenza. Per esempio la riduzione della mortalità infantile, l'uso corretto, quando è stato corretto, degli antibiotici e la stessa vaccinoprofilassi hanno fatto comunque hanno avuto dei grandi effetti positivi in generale. Quello che sta succedendo è diverso, cioè la salute purtroppo adesso sta cambiando in peggio perché è stato sottovalutato enormemente l'altra componente, cioè l'ambiente, che non è solo inquinamento, ma l'ambiente nelle sue trasformazioni più complessive, quindi lo stress, quindi il tipo di vita frenetica, i cambiamenti continui delle modalità di vita che hanno fatto sì che appunto la programmazione fetale viene disturbata. Quindi il problema è, se noi continuiamo così, i trend delle malattie croniche, dall'obesità al diabete giovanile, ai tumori e soprattutto, a mio parere, ai disturbi del neurosviluppo, vanno a crescere. Per cui rischiamo nel giro di 20 anni, se andiamo avanti così, a trovarci veramente uno tsunami di patologie croniche con continua precocizzazione della sintomatologia, per cui non sono i 70-80enni che avranno più patologie, ma sono i giovani, sono i bambini, e questo non ce lo possiamo permettere. Quindi salute che cambia significa, a mio parere, necessariamente capacità di fare prevenzione primaria, riduzione dell'esposizione, diagnosi precoce, tutto quello che si chiama promozione della salute. Senza queste strategie e senza impegno economico in questa direzione, perché se si pensa ancora di finanziare continuamente una medicina attenta al singolo individuo, attenta a trovare farmaci sempre più potenti che poi in realtà si rivelano quasi sempre spesso anche un bluff, perché Nature è venuto fuori con un articolo che ha fatto il giro del mondo non più che 2 anni fa, in cui ha dimostrato che la gran parte dei farmaci più venduti nel mondo sono utili nell'1%, 10%, 20% delle situazioni, alcuni 1-2%, e stiamo parlando dei farmaci più usati. Quindi quando i farmaci più usati sono utili al 10% delle persone che lo usano, capisce che c'è qualcosa che proprio non va. Bisogna andare in un'altra direzione. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.